Dunque, ci vediamo qui per riflettere sul referendum e forse un'occasione per dire delle cose di buon senso, che cioè se si volevano fare economie bastava ridurre i mostruosi stipendi dei parlamentari a un livello più umano, punto e basta. Dopodiché è un tentativo di questi cosiddetti stellati di brandire un successo che immaginano di poter ottenere a fronte del disastro elettorale che li aspetta, no? Quindi è un'operazione cinica, tutto sommato. Ma voto no, convintamente, poi una bellissima sillaba, no. In tutte le lingue si può declinare. In greco vinsero il no nel 2015 e furono calpestati dai simpatici banchieri europei, no? O chi si diceva, no? Che era il no che era stato detto quando l'Italia fece l'ultimatum nel 40 e poi invase la Grecia. Purtroppo gli accordi si scrivono sull'acqua, come si suol dire, e quindi c'è sotterraneo il solito ricatto: se ci create questo disagio ce ne andiamo, però poi non se ne vanno perché perdono 200 dei loro 230 deputati, e quindi così, una guerriglia in attesa non si sa bene di che. Non seguo né i sondaggi né, diciamo così, l'opinione pubblica, che è difficile percepire. Parliamo della Puglia o dell'Italia in genere? Puglia? Ma Puglia mi pare in bilico, perché chi vota Fitto deve avere uno stomaco da struzzo praticamente.